Quando Trieste sei in pizza, meravigliosa città. L'arma vincente nostra è stato l'equipaggio, perché è una barca di 85 piedi, 86 piedi, contro un 100 piedi, soprattutto nel secondo lato, dove sviluppi la lunghezza del galleggiamento, in teoria non avevamo grandi chance su quel lato là, invece siamo andati veramente forte, la barca era regolata al massimo. Ce l'abbiamo giocata, siamo partiti bene nel primo metà di lato, quando il vento calava, avevamo ancora una posizione, diciamo, normale per combattere, poi invece dovendo fare una manovra per cambiare la vela abbiamo capito che... Su dopo Greta che vista, proprio te resti incanta. Tua figlia che ti sussurra, papà sei un mito, che effetto fa? Mi ha preso di sorpresa, devo dire che stavo in partenza, che è un attimo concitata perché devi trovare il buco giusto per infilarti. Quando siamo partiti mi è arrivata sta vocina nell'orecchio che mi ha lasciato un attimo... Roba che temo di più. Sì. Abbiamo avuto un svantaggio proprio, diciamo, tecnico per certe condizioni, un altro vantaggio erano 100 piedi, perché 100 piedi, questa linea d'acqua lunga, dobbiamo dire anche che barca a 10 metri meno di altezza dell'albero, una barca, diciamo, molto particolare, forse pensata, disegnata per certo tipo di regate, però di bulina camminava anche in allenamento. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà. Io mi sono emozionato con le frecce tricolori ieri. Proprio è stata una cosa, perché eravamo lì che stavamo armeggiando in barca e ci siamo trovati questo tricolore sopra, quindi è stata un'emozione. E quindi faccio i complimenti veramente a tutti. Come una mula bellissima, Trieste piena de mare.